Benvenuti o bentornati sul mio canale in questo nuovo LL Lunedì, letto, leggendo e leggerò. Passiamo subito all'ultimo libro letto. Eccoci, eccoci. Strane creature, l'ho finito. E sono a lutto. Cioè, è come quando finisci un libro fantastico e poi dici no, mio Dio, ora non leggerò mai più perché niente potrà darmi quella sensazione perché è finito. Ok, capito? Più o meno così. Tracy Chevalier, a quanto pare, ogni volta che tratta una storia ci sono sempre dei personaggi che sono vissuti realmente. E questa volta parla di Mary Henning e Elizabeth Philpott, che erano due paleontologhe del 1800. E all'epoca alle donne non era praticamente permesso parlare di scienza, quindi non vedo l'ora di trattarle in letteratura scientifica, anche se non era per niente programmato, mentre altri libri che sto leggendo li ho letti solo per fare i video, non erano nella mia wishlist, mentre questo lo volevo proprio leggere, poi ho scoperto che erano storie vere e ho detto «Oh mio Dio, è bellissimo!» Già è bello, ma bello bello perché è esattamente Jane Austen. Vi giuro, vi giuro, ero sconvolta, io non lo dico di nessuno, mai, mai, perché sono tutti strani libri storici, tipo guarda quanto mi sono documentata, invece no, Tracy, no, complimenti zia, grazie di esistere. E niente, leggetelo e poi ne riparliamo in una letteratura scientifica sulla paleontologia. Leggendo, sì, lo so, vi avevo detto che avrei letto le avventure di Miguel Littin, ma dopo un romanzo così meraviglioso non posso leggere altro per un po', quindi mi sono data un saggio, Cromorama. Sembra anche abbastanza fattibile, è di Riccardo Falcinelli, lo avrete visto ovunque perché praticamente chiunque lo ha letto, tranne me, e tratta della storia dei colori, di come i colori si rapportano alla realtà, della nostra vita quotidiana, della grafica, eccetera eccetera. È stupendo. Già solo a guardarlo, immagino che imparerò tantissime cose anche magari per migliorare il mio Instagram. Vi ricordo che lì mi potete seguire tutti i giorni, mentre su YouTube è un po' più complicato, quindi se vi va di essere aggiornati su cosa sto facendo, quale video uscirà, come lo sto girando e delle informazioni in più oltre a quelle che vi dico nei video, seguitemi su Instagram. Leggerò Rimane lui, lo giuro che prima o poi lo leggo, lo giuro, ma ho bisogno di decompressione dopo Strane creature perché era troppo bello, rischierei di non godermi questo. E ne abbiamo già parlato mille volte, ve ne voglio parlare soltanto quando lo avrò letto, quindi o starà in lettura. Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciarmi un commento con il vostro letto leggendo leggerò e magari anche un mi piace. E non mi rimane che augurarvi buona lettura!